La Claudiana è presente dalla prima edizione del Salone del Libro, ovviamente essendo di Torino, e siamo contenti che adesso si torni a fare edizioni normali. Allora, noi facciamo il salone dal 98. Da parecchi anni, a volte siamo venuti con un nostro stand, ma quest'anno siamo venuti con la Welci, che ci sembrava, come dire, una bella proposizione collettiva. La nostra prima, il nostro esordio. 30 anni. Dalla prima edizione. Assolutamente sì, è un periodo di ricerca, diciamo, più libera, forse meno confessionale, però sotto certi punti di vista questo ci agevola, cioè mentre prima c'era una cultura egemone, adesso è una cultura più variegata con cui è interessante mettersi in rapporto, e la sfida di poter parlare con persone di culture assolutamente diverse è veramente divertente. Per la prima volta in vita mia ho venduto un libro a una donna islamica che aveva il velo, e come Claudiana difficilmente di solito vendiamo al mondo islamico. Ma per quanto riguarda la spiritualità, noi abbiamo sempre visto un grande interesse molto trasversale, cioè molte volte sono persone che magari non frequentano comunque abitualmente una celebrazione, ecco, un culto, ma che sentono dentro una domanda di spiritualità o più che altro una domanda di senso. E quindi i libri che più riusciamo a vendere, soprattutto in questo ambito, diciamo che poi alla fine questa è una fiera a tutti gli effetti, sono quelli che in qualche modo rispondono a delle domande profonde che magari non sono incasellabili in una serie di libri particolari, perché nell'ambito cattolico so, c'è la pastorale, la liturgia, la catechesi, ecco, è più una domanda profonda. Devo dire che c'è stato un forte cambiamento nel corso degli anni, e una volta c'era molta più attenzione alla ricerca spirituale, cioè c'erano più persone, forse erano ancora i famosi vecchi che erano legati agli anni 30, 40, 50, dove c'era ancora la tradizione, la ricerca. Io ho potuto vedere nel corso di 30 anni un abbassamento della qualità della ricerca. E c'è molto spazio anche riguardo a questi temi, e certo sono per persone che proprio seguono o studiano proprio queste religioni specifiche, che poi possono essere principalmente buddismo. E poi però c'è anche un ampio spazio sull'induismo, sul taoismo, lo shintoismo, insomma su diverse religioni che spesso e volentieri sono anche delle filosofie. Spesso abbiamo semplici curiosi o anche semplici ricercatori nel mondo spirituale, nel mondo cristiano, ma in generale diciamo vediamo che c'è anche una ricerca spirituale a 360 gradi. L'ebraismo può essere una parte di questa ricerca. C'è sempre spazio per la ricerca spirituale e religiosa, e soprattutto in un contesto in cui la cultura la fa da regina.